Ciao ragazze, allora nuovo video. Questo, come avete detto dal titolo, sarà un nuovo video haul veramente veramente enorme perché ho acquistato e ricevuto davvero tantissime cose nell'ultimo periodo, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Sarà naturalmente un video haul di inizio autunno, ma anche back to school, back to work. Come prima cosa ho ricevuto la mia nuova My Jolie Candle. Questa praticamente è la candela Tropical Jungle, che ha un profumo davvero buonissimo. Non è molto dolce, è più un profumo floreale, diciamo erboso, ecco, profuma proprio di erba appena tagliata. Si sente molto. Non vedo l'ora di farvi vedere anche il regalino che sto togliendo proprio ora con voi. All'interno, come sapete, le candele My Jolie Candle sono 100% naturali e lasciano per casa, quando vengono accese, un profumo davvero eccezionale. Come sempre vi lascio il codice sconto giù nell'info box e qui in sovraimpressione. Apriamo quindi la confezione e, come potete vedere, all'interno di ogni candelina My Jolie Candle si trova un gioiello Swarovski. In questo caso credo proprio sia un anello ed eccolo qui, davvero molto carino. Direi che posso indossarlo subito perché è perfetto per questo dito. Qualche giorno fa sono stata contattata da un sito, dovrebbe essere svedese, comunque del nord Europa, che si chiama Cikel o Sikel. E ragazze mi hanno dato la possibilità di scegliere alcuni prodotti di abbigliamento dal loro store. Stanno promuovendo infatti il loro portale perché sono iniziate le spedizioni anche in Italia. Tutto, come potete vedere, è arrivato ben incelofanato ed impacchettato ed ogni capo naturalmente aveva anche inserita la sua targhettina. La spedizione molto rapida ha impiegato circa un giorno per le taglie. E devo parlarvi un po' nello specifico di tutti i prodotti. Se come me avete, diciamo, una 44-46, vi consiglio sempre di prendere la taglia più grande. Se anche se nel sito trovate la taglia 40, calcolate che si comporta come H&M. Naturalmente vi farò vedere tutti i capi indossati, di modo che anche voi potete capire meglio la vestibilità di ogni prodotto. Ho scelto in primis questo crop top che copre solamente la parte superiore, quindi vedete è proprio molto molto piccolino. Sul davanti rimane più lungo, sul dietro è un pochettino più corto e di questo prodotto ho preso la taglia L. E per me, ragazze, che appunto vi ripeto ho una 44-46, è perfetto. Ha la particolarità di avere le spalle scoperte e queste maniche che, diciamo, svolazzanti arrivano a tre quarti. Di nuovo un'altra magliettina e ho preso questa maglia bianca davvero molto bella ed elegante. Ecco, questo capo d'abbigliamento è un pochettino più autunnale in quanto è una maglia a maniche lunghe. Tutta completamente trasparente, ha anche il collo alto e per indossarla, vedete, c'è anche una comodissima cerniera, non puzzano assolutamente. E anche di questa maglia ho preso la taglia L, che su di me è davvero perfetta. L'unico prodotto non invernale che ho deciso di acquistare è questo vestito. Sono rimasta un pochettino delusa quando l'ho ricevuto, in quanto sul sito credevo fosse, diciamo, abbastanza diverso. La stoffa non è male assolutamente, di questo colore Havana. L'unica cosa che, ragazze, cioè io non mi sono resa conto che è davvero troppo troppo scollato. Calcolate che rimane così aperto sul seno, quindi bisogna indossarlo o con qualcosa sotto oppure, come faccio io, con un giacchettino sopra. Ho preso la taglia M, per me è anche un pochettino grande, però ragazzi, diciamo, come vestito per tutti i giorni non è male. Infine, l'ultimo capo che, ragazze, mi è piaciuto davvero tantissimo, secondo me, insieme alla maglia bianca, quella a maniche lunghe e collo alto, è il più bello e soprattutto è quello fatto davvero benissimo, è questo maglioncione crop top. Ho scelto la colorazione rossa.
Come taglia ho preso la 40, è un maglione caldo a maniche lunghe, ha questo cappuccio davvero comodissimo. Vi lascio anche un codice sconto qui in sovraimpressione giù nell'info box, se magari volete acquistare qualcosa dal sito date un'occhiata, perché veramente sono prodotti molto interessanti. Cichella è stato per me una bellissima sorpresa. Passiamo ora a questo mega scatolone che ho ricevuto da Lidl Italia. Sono stata contentissima di provare alcuni prodotti cartopazzosi di cui vi ho parlato in tantissimi video precedenti. In primis abbiamo questo mega scatolone con le penne in gel di tantissimi colori, cioè ragazze vedete ce ne sono praticamente per tutti i gusti, e sono delle penne per punta fine per scrivere e disegnare, 10 colori metallici, 10 colori neon e 10 colori brillantinati. Non le ho ancora aperte, le apriamo adesso insieme. Cioè adesso le cartopazze come me staranno sicuramente impazzendo. Sono qualcosa di fantastico, guardate. Ancora nel pacco sono contentissima di aver ricevuto un'altra agendina. Questa è l'agenda scolastica 2018-2019 e ha anche il portapenna. Se seguite il mio video sapete che già io ne avevo acquistata una, perché tipo veniva o 2,99€ o 3,99€, quindi non mi sono fatta scappare l'occasione, ho preso quella con tutte le stelline e invece Lidl mi ha mandato questa con il cervo. Ed infine nello scatolone ho trovato questa cartellina porta documenti, ottima sia per la scuola naturalmente che per l'ufficio e in casa, e come potete vedere ha questo color Tiffany davvero carino e dentro ha proprio tutti i fogli trasparenti. Anche questo mese ho ricevuto la My Beauty Box, in questo caso è quella di agosto, e all'interno ho trovato davvero cose molto interessanti. Il nome della box è Dream Again e contiene prodotti dei marchi Novex, Shaka, Mesauda, Littena, Sumita ed Isdin. Insieme alla box ho ricevuto questo prodotto della Isdin Foot Care, roll elettrico più testina di ricambio, rimuove i calli in modo rapido ed efficace dai piedi. Sono stata contentissima quando ho visto questo prodotto. Come potete vedere è un classico rollo automatico simil Shul da utilizzare sui piedi, ci sono anche le batterie, la testina e il pettinino, e ancora nella scatola ho trovato il gel Oil ripara e idrata piedi secchi che contiene 75 ml di prodotto, ma ragazze non ha proprio un indice perfetto. Nella box poi ho trovato il roll elettrico, quindi il ricambio, la testina, vedete ce ne sono due, sempre della marca Isdin Foot Care, della Littena, calma le irritazioni, ripara la barriera cutanea e protegge la pelle, una crema anti arrossamenti. Questo prodotto ha un inci ottimo e la confezione contiene 50 ml di prodotto. Della Novex abbiamo Mystic Blux, senza parabeni, petrolati, siliconi e solfati, all'olio di Baobab. Questa dovrebbe essere, da quello che ho capito, una maschera per capelli. Sì, anche questa devo dirvi che non è niente male, contiene forse in alta posizione il profumo, ma c'è anche tantissimo burro di karité. Ottimo, finalmente potrò provare qualche prodotto Novex, perché gli altri che avevo visto nelle altre box appunto non avevano proprio un inci perfetto. Ancora della Novex lo shampoo, sempre Mystic Black, che dovrebbe essere complementare della maschera. Di Sumita una matita, penso sia proprio nera per gli occhi, adesso la apriamo insieme. Sembra davvero molto scrivente, forse può essere utilizzata anche come kajal, perché è abbastanza morbida ma molto nera. Shaka, la Juice Skin Mask, Face Mask, maschera viso, con concentrato 100% di frutta e vegano, vitamin mix, e anche questa avevo già controllato che contiene ingredienti ottimi. Questa naturalmente è della marca Shaka in collaborazione con BioJ, contiene 20 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi e
Il profumo anche non è niente male e da quello che ho capito è una maschera in gel. Ultimo prodotto trovato nella box è infine questo smalto top coat effetto gel di Mesauda. È davvero ottimo, ragazze, io mi sto trovando molto bene, l'ho già utilizzato 3 volte e devo dirvi che è un ottimo sigillante, in quanto ho notato che fa durare lo smalto molto molto di più. Passiamo ora ad alcuni acquisti che ho effettuato più o meno nell'ultimo mese. Sono stata a lavorare da acqua e saponi e ho visto in offerta a 7,90 euro questo profumo di Guess, però nella confezione da 15 ml. Si chiama Guess Seductive Eau de Toilette e, ragazze, ho deciso alla fine di acquistarlo perché l'ho spruzzato e mi è piaciuto tantissimo. Come vedete l'ho quasi finito perché in questo periodo estivo l'ho utilizzato tanto. Col senno del poi forse non lo riacquisterei. Sì, ha un buon profumo, dura anche quell'oretta, ma dopo tende molto a svanire. Quindi, ragazze, se ve lo dovessi consigliare, non tanto. Sono stata poi anche al lavoro a Carrefour. Guardando un po' nel reparto profumeria, ho trovato questo shampoo, mi era quasi terminato, quindi alla fine ho preso lo Shampoing Cheveux Noiris al karité più ceramide di argan della linea Sobio. Mi sembra di averlo pagato 5,99 euro e mi è piaciuto il fatto che comunque è la confezione è molto grande, contiene 250 ml di prodotto, ha un profumo buonissimo e soprattutto sono contenta del fatto che sia uno shampoo adatto solo ed esclusivamente a capelli secchi e infatti sono sincera, mi sto trovando davvero molto bene. Sono stata da Lidl e ho trovato in una delle mie solite esplorazioni di nuovo la cipria, quella compact powder, quella che era in limited edition, non in gamma permanente, era tipo la penultima nell'espositore e visto che la mia è già terminata perché adoro questa cipria, ho deciso di riacquistarla nella tonalità preferita, ossia la numero 01 Light. Secondo me per €1, €1,50 è la cipria migliore che io abbia mai provato, perché in primis ha un inci ottimo e seconda cosa è al pari di tantissimi altri prodotti che costano molto di più e che contengono molte più schifezze. Anche voi mi avete detto che la adorate, che vi è piaciuta tantissimo, quindi, ragazze, cioè, la confezione contiene 4,5 grammi di prodotto. Ecco, l'unico difetto che ha questa cipria è che tende molto a rompersi, quindi bisogna fare attenzione e maneggiarla con cura. Di nuovo ieri per lavoro mi trovavo vicino all'outlet di Valmontone e sono stata da Kiko. Entrando nel negozio ho visto che era disponibile la promozione, quella che acquistando 2 prodotti altri 2 sono in omaggio. Diciamo che ho voluto acquistare un prodotto di cui già vi avevo parlato in passato, della linea Kiko Green Me, ossia il Lip and Cheek nella tonalità Brown Forest. Come sapete vi ho fatto vedere anche in altri video che io ho già un Lip and Cheek nella tonalità più rosata. Nella confezione, come sempre, ho trovato il temperino e il colore in questione è questo marrone molto molto scuro. Mi sono trovata bene con il vecchio Lip and Cheek perché comunque ho notato che quando sono in giro tendo ad indossarlo molto facilmente perché comunque lo trovo abbastanza confortevole. Ho preso poi 2 matite labbra, queste venivano 1,75 euro l'una e sono entrambe la limited edition di Make Up Fall 2.0. Ho preso le colorazioni numero 04 e 01. Non hanno naturalmente un buon inci, ma devo dirvi che rifacendo un po' la mia makeup collection, risistemandola per bene, ho visto che sono proprio a corto di matite per labbra, quindi ho preso alla fine queste 2. La numero 04 è un colore abbastanza scuro, quindi adatto per lo più per rossetti borgogna. La numero 01 invece, al contrario, è un colore molto chiaro, adatto soprattutto a prodotti labbra rosati. Ed infine ad 1 euro ho preso della limited edition Artist Stroke il Mineral Lose Eye Shadow, ossia un ombretto in polvere libera dall'inci ottimo. È un colore molto particolare, come potete vedere è proprio color, diciamo, Tiffany, e mi piace il fatto che per prelevarlo ci sia proprio una spugnetta qui.
Sempre in tema naturalmente autunno, ho preso infine un nuovo paio di scarpe. Queste sono della marca Saucony e ragazze, qui da me, non so, forse fatemi sapere se anche da voi, spopolano. E io pensavo inizialmente che fosse solamente una moda. E sono stata a fare la spesa da Panorama e le ho trovate in offerta a 49,90€. Quindi anche un po' invogliata dal prezzo ho deciso di acquistarle. Erano disponibili solamente in due colori, rosa e blu nero scuro. Io, visto che ho tantissime scarpe nere, alla fine le ho prese rosa e ho preso la taglia 38. Ho preso le Jets Original e ragazzi, ora mi spiego perché tutte le indossano, perché sono delle scarpe fantastiche, comodissime. Sono nello specifico queste qui, molto belle, come vi ripeto naturalmente molto comode. Penso che veramente quest'inverno le metterò spesso, perché cioè sembra quasi di avere le ciabatte anche quando si è fuori casa. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!